Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per l'ennesima volta, ormai questa settimana penso mi avete subito quasi tutti i giorni con i video e domani ce ne sarà un altro, il sabato ce ne sarà un altro ancora, quindi ci avrete una mia dose giornaliera per questo periodo qui, appunto. Ho un po' più di tempo per dedicarmi a farmi, quindi sono, come avete visto, sono più presente e ci tengo, diciamo, a presentarvi tutto quanto, visto che la settimana scorsa sono stato un po', altalenante. Oggi sono qui appunto per presentarvi questo case, l'Optum, il 300 e il 270, è stato rilasciato fresco fresco da Sid Marling, che sono i creatori del TTV 9340, del TTV 6190 che avevo presentato ancora tempo fa. Ho deciso di darci un'occhiata perché appunto mi sono incuriosito perché è il primo Optum che vedo per farming, appunto come ben sapete è l'ultimo nato della casa Case e appunto mi ha incuriosito molto, l'ho scaricato, ci ho dato un'occhiata e è veramente buono come modello, mi è piaciuto. Come ben sapete comunque loro sono dei modder che sono soliti a pubblicare molte versioni di aggiornamento, di fix, di update e quindi aspettiamoci qualche diciamo aggiornamento futuro. Comunque per ora la mod così base tra virgolette con me è molto buona. Pecche che ho notato, posso dire, ci sono un pochino le texture, c'è qualcosa che secondo me potevano migliorare, ma comunque diciamo nel complesso la mod è molto piacevole, molto bella. Il modello è abbastanza fedele, ci ho dato un'occhiata un po' alle foto e veramente come guida settings in game è veramente fantastico, è molto piacevole da guidare, c'ha la sale che funziona come Dio comanda, cab suspension, seat suspension. E c'ha veramente tutto quanto, quindi non ho nulla da dire, è veramente piacevole come mod, appunto è un modello nuovo e anche bello da avere, da vedere, è veramente veramente ottimo. È un pack, cioè pack, è un archivio che contiene tutti e due gli Optum, appunto c'è anche il 270 che è l'unica cosa in cui si differenzia sono gli pneumatici e i cerchi. Qui questo qui monta le Trelleborg, invece questo qua, il 300 più grosso, monta le Axiobib, le Michelin. Inoltre, sì, differenza c'è sul peso, scusate, sull'asse posteriore c'è già una massa di default che è appunto un peso in più che nel 300 non c'è, appunto c'è il cerchio libero, comunque c'è la possibilità di aggiungere le masse dei pesi. Basta, per il resto non ha altro, sì, non ha altro, nel senso sempre di differenza per quanto riguarda tutto quanto, non mi lamento, non è eccezionale, però è bello, veramente mi è piaciuto. Lo trovate sempre nella categoria delle mod, nella sezione trattori, avete i primi due qua, Optum 300 270, non c'è nessuna descrizione, un po' un peccato, sarebbe bello aver visto qualche info in più. E ok, per il resto è a posto. Adesso andiamo a vedere appunto l'IC, ve lo faccio vedere su uno che poi è uguale su tutte, anche sull'altro modello. Poi andremo a provare un po', andremo, con l'autocaricante andremo a scaricare in trincea, quindi faremo un bel giretto. Allora, IC attivabile con lo spazio appunto della tastiera, non c'è il door sound purtroppo. Porta sinistra, colonna dello sterzo che si può alzare per quando si scende, tendina parasole, scusate, parasole di plastica, quello sul lunotto superiore, con la possibilità anche di aprirlo. Eccolo qui. Qui alla destra abbiamo la plancia, diciamo, dei giri, della velocità, delle spie luminose che è funzionante per quanto riguarda gasolio, velocità e tutto quanto. Qui a destra nel computer abbiamo la schermata principale che è questa qui, che mostra velocità, giri, ora del gioco, carburante, tutto quanto. Con la prima pressione giungiamo a questa schermata qui, che è una schermata, diciamo così, figurativa di un GPS, e con la seconda pressione abbiamo questo qui, che è praticamente lo schermo che ci fa vedere la percentuale di riempimento del rimorchio. Questa barretta rossa qui sotto, dove sono gli assi del rimorchio, è praticamente l'utilizzo dell'acceleratore, se vedete che va su e giù. Ok. Sotto i giri qui, sotto il 1000, che ora siamo al minimo, c'è un numero rosso che è l'ES limiter, e infine questo qui
joystick sotto qui, sotto diciamo al pulsante, sono i bracci del sollevatore anteriore. Questo vicino alla cloche, diciamo, dell'acceleratore è il tasto per riaprire il cofano, che poi andremo a vedere un po' l'engine, anche se comunque mi sembra lo stesso del 6190. Qui a destra, vicino proprio al nostro culo, se così si può dire, è il tasto per l'avanzamento e l'indietreggiamento del sedile, del guidatore. Qui dietro lunotto posteriore. E infine, questo qui lateralmente, abbiamo la possibilità di aprire e chiudere lo schienale per il sedile del passeggero. Ok, come avete visto, molto semplice l'IC, comunque sì, è buono. Qui diciamo nell'F1 le altre funzioni sono appunto left control y, la possibilità di mettere la targa, che sapete che è una cosa loro abituale, che lo mettono sempre. Col tasto 9 del numpad, possibilità di aggiungere i pesi, abbiamo la possibilità di mettere appunto 900 kg per ruota posteriore, anche se io lo preferisco senza perché non mi piacciono tantissimo. In più avete la possibilità di disattivare la cap suspension, solito tasto 6 della tastiera, e basta, per il resto non ha altro. Avete 5 e 6 fare di lavoro anteriore e posteriore, che adesso andiamo a vedere di notte. Aspettate che un attimo, ok, perfetto. Perfetto. Purtroppo qui all'interno sì, è illuminato tutto quanto, sarebbe stato bello vedere anche un po' diciamo i LED le spie sul joystick, qualcosa in più comunque, ok. Questa è l'illuminazione normale, scusate che chiudo il cofano così la vedete anche meglio. Ok. Questa è l'illuminazione sua, i fari sono molto molto carini, guardate che belli. Qui abbiamo i fari alti con tasto 5 e tasto 6 con i fari lavoro posteriori. È sempre, diciamo, questo effetto di luce bianca, i fari di SID, che sono veramente belli da vedere di notte. Guardate che fanno anche un buon fascio di luce, sono veramente veramente ottimi. Con i fari ci sa fare veramente. Allora, qui appunto sulla destra vedete che sulla colonna, sul piantone destro, ci sono illuminati, diciamo, le spie di segnalazione dei fari accesi, stessa cosa per le frecce, freccia sinistra, freccia destra, quattro frecce, e stessa cosa per i fari normali. Ok, boh, facciamo diventare giorno. Questo qui non ve lo mostro, che è praticamente lo stesso, è uguale, come funzioni è praticamente identico, quindi non ha, diciamo, nulla in più. Perfetto, andiamo a farci un giretto, che così ne approfitto anche per giocare un pochino, anche se devo dirvi che ho iniziato la carriera qui la carriera, non guardatemi che sono già milionario, ho iniziato a giocare un pochino, mi sono sistemato un po' la farm, ho cominciato un po' a fare di trinciato e sì. Voglio diciamo dedicare un po' di relax anche per me, di non lasciare farming solo per i video, perché me la spasso e me la godo parecchio. Come sound è buono, è simile a quello, al Puma di TT Modding, come diciamo rombo, comunque è molto bello. Qua anche la colonna è lo sterzo alta, scusate che me la metto dritta perché odio. Ok, vai. Appunto, come vi dicevo, come movimenti della cab suspension e la sale anteriore, che è molto migliorato, non è come quello del Deus, questo qui è veramente a posto, quindi funziona come si deve. Guardate che è veramente da usare, molto molto carino e bello, mi sono trovato molto molto bene. Guardate i bei movimenti dolci che fa la sospensione, quindi ottimo. Beh ragazzi, intanto riempi un po', poi ci sentiamo quando sono quasi pieno, se no il video dura un po' troppo. E eccoci qua, ormai siamo full, quindi tra poco andiamo a scaricare. Come animazione all'interno ha solo la cloche dell'acceleratore, quindi non ha, diciamo, come pedali eccetera, non ha nulla, come vedete questo è il movimento.
Comunque sì, qui a destra appunto vedete adesso che abbiamo il carro pieno che nel display segna tutto rosso. Sì, comunque non disperate tra virgolette perché veramente Sid e Marlin sono soliti, come avete visto, a fare molte versioni e come avete visto anche 9340 ne sono uscite 4 e comunque a me piace già così, veramente veramente bello. Adesso vedremo qualche altre migliorie farà. Quanto pesiamo? Vediamo. 28 tonnellate e 800, perfetto. Ok, scarichiamo. Guardate qua che ho già iniziato i miei lavoracci. Guardate che blocco l'asse, se no queste qua le manovre vanno a farsi friggere. Scusate, mi devo divertire un attimo col John Deere dopo, prima di finire il video, perché ormai mi sono affezionato col sistema delle trincee qua che vi ho fatto vedere sulla Hens. Mamma mia, che divertimento, che spasso proprio. Bueno, io faccio di solito faccio due mucchi, faccio metà rimorchio su uno e metà sull'altro. Come forza, potenza ce n'è abbastanza, come appunto come trattore, quindi andate pure tranquilli. Il dirt c'è, i tempi sono abbastanza lunghi, quindi lo vedrete se lo usate parecchio. Ok. Scusate, non riesco, no, non resisto, devo buttare su qualche palata di trinciato perché, mamma mia. Veramente anche con sta lama qui, chi ha il joystick se la spasserà di brutto. Guardate che è veramente una granata da usare, porca boia. Mamma mia, che spasso veramente. È che ho anche poco tempo di giocare in multiplayer. Cosa ho preso? Bene, buttato giù il palo. Ho anche poco tempo, sì, per magari fare qualche partitina in multi, perché sennò veramente sarebbe divertente da usare sta roba qua. Mamma mia, veramente, veramente. Le trincee qua sono una manna dal cielo. Poi col cervo qua si diverte ancora di più. Non vedo l'ora di riempire sta trincea qua. Quando sarà full vi farò la screen, vedrete in pagina la montagna di Monte Cristo. Buon. Ok, vabbè dai, mi fermo, che finisco la presentazione, se no qua mi perdo via. Ok, giro un pochino. Perfetto ragazzi, io termino qui. Come avete visto, la mod è abbastanza semplice, non ha diciamo queste grandissime funzioni, comunque semplice e carina, mi è piaciuta veramente, molto bello da usare, piacevole da guidare, che è una cosa molto importante secondo me con le mod. Come appunto vi ho detto, è il primo modello di Optum che esce, sono i primi che l'hanno fatto, quindi apprezzo il lavoro e lo sforzo, e quindi secondo me merita un download. Quindi vi lascio il link in descrizione e basta, tenete sempre a conto che ci saranno secondo me versioni successive, quindi adesso non credo ve ne presenterò altre, vi ho presentato questa qui tempestiva perché è proprio diciamo una novità, ma comunque sì, state un po' all'occhio, poi se ci saranno nuove versioni ve li metterò in descrizione al video. Vi lascio ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento a domani, a dopodomani, e ci vediamo prestissimo con i prossimi video. Ciao ciao!